Ragazze, buongiorno. Allora, oggi primo video in collaborazione con Elbiz e quindi da quello che vedete sul mio tavolo, oggi è un video resinoso. Oggi proviamo a fare un geode con uno di questi stampi. Il codice degli stampi è questo e come vedete nella bustina trovate 5 pezzi, quindi veramente una mega scorta ad un prezzo molto conveniente, ragazze. Allora, come prima cosa, allora aspettate che prendo lo stampo. Allora, questo è lo stampo del geode. Mi sono preparata anche questo pigmento qui della Resin Pro, pigmento per artisti, rame. Questa volta non lo utilizzo oro, lo utilizzo rame. E con questo, piano piano, utilizzando questo pennellino, già mi sono spruzzata di bianco, perfetto, vado a colorare il contorno, quindi il bordo, scusate, il bordo del mio geode e qui la parte interna. Poi ho già preparato 40 grammi di resina, quindi 40 grammi di componente A e 24 grammi di componente B. Quindi l'ho già mescolata, la sto facendo riposare così le bollicine vengono a galla e scoppiano. Tanto poi ci passerò lo stesso l'accendino, però intanto è un passaggio che faccio sempre. Poi mi sono preparata questi, diciamo questi sassetti, questi sassolini in vetro, di questo colore e di questo colore. Poi ragazze, mi sono preparata questi pigmenti. Li ho presi sul sito della Resin Lovers, quindi il viola e il fucsia. Poi il bianco, utilizzo questo della Pignata. E che altro? Nient'altro. Quindi iniziamo con l'andare a colorare il bordo e la parte centrale del nostro geode. Quindi ragazzi, adesso io vi metto tutto velocizzato e ci vediamo poi per scoprire il nostro geode. Ragazze, andiamo a vedere com'è venuto questo geode. Comunque, per realizzare uno stampo di questi ci vuole molta più resina perché oltre ai 40 grammi ne ho fatti altri 30, quindi ci vuole un po' più di resina, ragazze. Allora, andiamo a vedere cosa è venuto, come è venuto e vabbè, vediamo un po'. Eccolo qua ragazze, allora sotto è così, è troppo pieno di pigmento bronzo, però qui a me piace tantissimo, sa tipo di, non so, un portale magico,
qualcosa di particolare, molto molto bello, bello 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 ragazze. Come prima volta non mi lamento, è venuto abbastanza bene. Certo, ho capito dove ho sbagliato, quindi il prossimo che farò metterò ovviamente meno pigmento, magari anche di quello oro, insomma ne metterò meno, perché il prossimo voglio farlo con il pigmento oro. E ho le scagliette anche azzurre, sia un pochino più piccole che un pochino più grandi, quindi ne metterò sia quelle piccole che quelle grandi. E farò però diversi giri, anziché solo il giro, oddio, anziché fare il giro solo nella parte centrale, vorrei fare anche un giro intorno al bordo con quelle pietruzze e un giro proprio qui, diciamo, centrale. In modo da avere magari anche un disegno ancora più particolare. Poi metterò meno pigmento o oro bronzo e magari farò i colori un tantino più scuri. Però non mi lamento, è bello ragazzi, come prima volta veramente posso ritenermi abbastanza soddisfatta, proprio perché mi sa di qualcosa di particolare, di magico. Oltretutto veramente sembra un varco, vedete? Sembra un varco fatato, nel senso che questa è la roccia, questo è il portale, questo è l'ingresso del portale, questa è la luce che si crea intorno al portale, insomma qualcosa del genere. Va bene, sto vedendo molto più in là del dovuto. Comunque no, questo è l'effetto la sensazione che mi dà questo geode. Bello, particolare. E anche dietro, insomma, non è per niente male. È molto molto bello. Solo c'è sempre questa grande striatura di pigmento che, insomma, un pochino, insomma, non va bene, ecco. Però per il resto mi piace anche dietro, guardate. Il bianco che non era del tutto bianco, poi il fucsia e il viola stanno bene, solamente che devo, ecco, fare i colori un pochino più carichi, in modo che magari pigmentano un pochino di più la creazione. Però è bello, ragazzi, è bello, mi piace tantissimo. E vi ritengo veramente soddisfatta per essere la prima volta che utilizzo questo stampo. Bene, e certo, ecco, va bene, così è bellissimo, ragazze, così è veramente bello. Sì, è veramente, sembra roccia. Questi sono, non lo so, sono le aperture della roccia, questo è il portale, questo è il mondo fatato che si nasconde dietro al portale. Perfetto. Quindi, che ne pensate voi ragazze? Va bene. Bene, comunque lo stampo è super approvato, mi piace tantissimo. E, ecco, solo che veramente va parecchia resina. Per ogni geode io ho fatto la prima colata di 40 grammi di componente A e 24 grammi di componente B, però ho dovuto fare un'aggiunta di 30 grammi di componente A e 18 grammi di componente B, quindi praticamente ho fatto molta più resina, ragazze, proprio perché sì, poi me ne è avanzata un po' di vino di quella trasparente, ma l'ho utilizzata per rifinire altre creazioni. Che poi vedrete, quindi infatti ho ancora le mani tutte macchiate di nero, va bene. E niente, quindi questo è il mio primo geode e poi ne faremo casomai un altro insieme oppure vi farò vedere gli altri che creerò. Bene ragazze, cosa ne pensate? Siate clementi, è la mia prima volta con i geodi. E comunque no, mi piace veramente tanto, è molto molto particolare. Ragazze, io vi saluto, vi mando un mega bacione e nell'info box vi lascio il link degli stampi. E ogni confezione, avete visto, ci sono 5 stampi, è un prezzo veramente super economico. Vi lascio il mio codice sconto e mi raccomando, se dovete fare spesa, utilizzatelo perché avete il 3% di sconto sull'importo totale del vostro ordine. E quindi niente, io vi saluto e ci vediamo con i prossimi video. Ciao ragazze!